Un ladro in azione durante un meeting è stato arrestato ieri e oggi è stato condannato e portato al carcere del Bassone di Como. Il malvivente si era intrufolato all'interno di Villa Sucota, sede della Fondazione Ratti, in via per Cernobbio. L'episodio risale a ieri tra le 12 e le 13. La sala operativa di Como invia una pattuglia in seguito alla segnalazione di un furto. Il responsabile della sicurezza della villa spiega agli agenti che verso le 12.40, durante un giro di controllo mentre si svolgeva un meeting, aveva scovato, grazie all'attivazione di un allarme, un soggetto estraneo agli invitati che scendeva dalla scala di uno degli appartamenti privati. L'intruso, dopo aver imboccato l'uscita, si era allontanato in via per Cernobbio cercando di far perdere le proprie tracce, ma era stato riconosciuto e riportato in villa dal responsabile della sicurezza. Il ladro, classe 1957, era già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. Gli agenti gli hanno trovato nelle calze denaro contante anche in valuta estera. L'uomo aveva poi addosso 3 paia di collanti nylon, di cui 2 modificati, che avrebbero potuto essere utilizzati per coprire il volto. Sentendosi alle strette, l'uomo ha quindi mostrato agli agenti l'appartamento dal quale aveva rubato contanti e monete. Arrestato ieri per furto in flagranza in abitazione, il ladro è stato condannato stamattina a 1 anno e 2 mesi di reclusione e a 200 euro di multa. È stato portato al carcere del Bassone di Como.